Eccoci qua, siamo arrivati, presentazione ufficiale del Futsal Sbarra, non è una 500, tra poco scendono tutti i giocatori, restate con noi. Yo, tic-tac, tic-tac, yo, tic-tac, tic-tac, yo, tic-tac, tic-tac, yo. Ci fate questa macchina qui? Non l'ho capito ancora. Come non l'hai capito? La presentazione del... La tua squadra, Futsal Sbarra, siamo pronti ragazzi? Ok, abbastanza. Va bene, siamo pronti, andiamo? Andiamo? C'è il narghilè, i vostri compagni già hanno fumato. C'hai fame? Yo, it's a Friday, are your birthday girl, why love God, it's not your birthday. You are hype one girl, you are right one girl. Tocca a te. Tu la stavi sognando stanotte la fotografia, vai. I'm growing the vibe and roll to the fiction, roll to the quad, to the pure, really, really. That's alright man. Hey girl, I'll be a hype man. Hey girl, you want me like and you want me type man. You want me right and never leave by my side. Girl, you're titan, girl, you need time. Give it teeth and I wanna take you back home for your weekend. Feature your freak and brown. Questo come porti? Che ne so? Un po' emozionato comunque. Ma mi faccio un tiro, dai. Passo la palla al capitano. Capitano, non ci sto, sono a fiume. Sono un po' emozionato. Vieni, vieni vicino a me, vieni vicino a me. Oh, posso fare questa cosa? No? Sei già completamente andato e non è neanche fumo. Cioè, no, perciò l'unico che aspira il narghilè direttamente dal tubicino. Si fa. Piano piano. Si ok, dentro, perfetto. E poi si tira. Ok, andiamo. È perfetto. È andato completamente. È partito. Cioè, ha detto che è il numero uno, invece il numero suo di maglia è 32. Eh? Tu che hai detto? Scusa, Frega. Tu hai finito? Sì, sì. 32. 32. Perché? È perché mi piace. Ti piace, ma? Okay, perfetto. Restate con noi, restate con noi. No, la ragazza, l'ho visto attento. Ah, bella ragazza. Sei fidanzato? No, no, fortunatamente. Ah, quindi poi ci vuoi provare? No. Secondo te? C'è un po' di punch. E non ti accontenti di niente. Devi guardare la macchina fotografica, non la fotografa. No, perché la macchina fotografica, non la fotografa. Vedere, non ci credo, perché eri così. L'obiettivo. Allora, a dicembre mi devo sposare, non mi fai sposare più. Ti devi sposare, salutiamo la moglie. No, no, non la salutiamo. Sta facendo il bravo, sono io che scherzo, sta facendo il bravo, è bravo. Hai capito che cos'è? Carne di kebab. Sì, poi? Poi zucchine, credo. Sembrano peperoni questi. Peperoni, polpettine. Poi? Questo non lo so. Questo non lo sai? Vabbè. Vabbè, allora vai in panchina, Sandro. Okay. Buonasera. Buonasera. Com'è il narghilè? Ottimo. Ottimo? Quindi... Alla menta. Alla menta? Credo di sì. I ragazzi sono già tutti andati? No, non credo. Sicuro che c'è solo... Non c'è nient'altro? No. Ti sei organizzata bene? Sì, sì, sì. Io ho visto prima che c'era qualcos'altro che girava. No. No, tranquilli? Sì, tranquilli. Ce la fanno arrivare a sabato? Credo proprio di sì. Non è che cambi, il nome di Futsal Sbarra in Futsal Narghilè Sbarra? Mister, che prevede il menù del Futsal Sbarra? È un menù abbastanza complicato perché diciamo che la federazione quest'anno ha obbligato le società di C2 di inserire almeno 2,90 all'interno dell'organico. E noi nell'organico ne abbiamo ben 11 e quindi è un menù abbastanza fresco, voglio dire. Bene, no, lanciate tanti giovani. Sicuramente perdiamo forse alcuni punti per strada.
però penso che poi alla fine del campionato sicuramente facciamo un campionato all'altezza dell'organico, perché è un mix tra tanti giovani, ma comunque ci sono 4-5 elementi di esperienza di categoria superiore che ci devono dare una senti, mano. Senti, la presidente di Bacchetta, che ti dice? Assolutamente no, anzi, voglio dire, no. Collabora parecchio. Collabora? Tantissimo, sì, assolutamente. Disparte, ogni tanto dice... No, senti già in discussione? Assolutamente no, voglio dire. No, è bello, comunque, a parte che è bello avere una presidente, no? Quindi è una novità anche per il nostro mondo. Anche se io... Fortunatamente, voglio dire, ho sempre presidenti donne, quindi vedi. Anche sono un figlio di tale, quindi certo, come assolutamente. Senti, un figlio particolare, vedi, allora te li attiri. Senti, comunque campionato molto livellato verso l'alto, no? Ci sono molte squadre competitive. Assolutamente sì. Sicuramente ci sono 4-5 squadre che hanno un organico per lottare per andare in C1, ma e poi ci sono tutta una serie di squadre che comunque hanno un organico per combattere e arrivare sicuramente... Caratteristiche della tua squadra? Ripeto, è una squadra molto giovane, quindi sicuramente da parte nostra c'è la passione e la voglia di fare bene. Poi dobbiamo crescere tutti insieme, quindi... Nomi non ne fai, no? Come tutti? Uno che si metterà in evidenza? Assolutamente no. No, assolutamente, fai bene. Bisogna vincere col gruppo, se non c'è gruppo non si vince. Che parola. Con i singoli non si vince. Queste sono quelle cose che dicono tutti gli allenatori, non ce la faccio a far dire una cosa differente, bisogna vincere col gruppo, non dici mai un no, scherziamo, va bene così, viva il Futsal Sbarra. Assolutamente sì, viva Futsal Sbarra. Vai, continua a leggere il menù, che prendi? No, basta. Che prendiamo? Aspetta, no. Che prendiamo? Vediamo un po' qua, vini, narghilè. Applauso, ce l'ho fatto. Applauso, Tu sei? Toraldo Marcello. Ruolo? Laterale destro. C'è una faccia conosciuta, poi mi ricordo di te. Forse mio fratello, perché... Ah, tuo fratello, ecco, che giocava alla Fragola. La Fragola, sì. Ecco, dicevo io, Toraldo, sono storico. Tu sei? Cataldo Emanuele. Ruolo? Pivot laterale. Pivot laterale, di qua, tu sei? Astarita Antonio. Ruolo? Portiere. Sei quello di prima che fumava? Sì, sì. Aspetta, mi ricordo uno, quello là che stava un po'... Sei proprio tu quello là? Stai bene? Saluta a casa, fai così? alzati in piedi, non c'è, allora non sta bene. Vai. Tu sei Gennaro Cutare, ruolo laterale. Tu invece Iliano Federico, laterale. Però tu fuori classe. Vieni, buttati addosso a lui. Vai. Tu hai detto che sei l'unico, subito ti sei. Io sono l'unico che ha giocato in categorie superiori. Ma è la verità. Come mai ti sei mischiato insieme a questa banda? Ti sei trovato? Mi ha convinto il direttore. Scherzi a parte, comunque bisogna. È un campionato davvero difficile. Sì. Molto difficile. Dobbiamo cominciare a fare gruppo e portare dei risultati a casa. Come hai detto bene, mi sono quasi emozionato perché l'hai detto serio. Aspetta, gli occhiali, mettili gli occhiali, ecco, va. Aspetta, vai, metti, attenzione. Aspetta, ridilla. Dì la frase di prima. Allora io dobbiamo cominciare a fare gruppo e portare dei risultati a casa. Ok, vabbè, tutto a posto. È soltanto mio padre vicino. Il padre chi è? Vieni, vai via. Di una cosa tranquilla. Questi sono 5 anni che sono fidanzato, mi sono sposato, ho invitato tutta la squadra. Ah, finalmente! A fare lo stop. Prometti al mister. Cosa prometto al mister? Che impari a fare. Come ti chiami? Romano Pasquale. Ah, tu sei romano, perfetto. Orecchini tu da tutte e due parti, sì, giocherai con Cristiano Ronaldo. Tre anche, Cristiano Ronaldo lui. Sì, lui Cristiano Ronaldo. Ah, complimenti. Piacere, davvero sono onorato che sei qui stasera, davvero. Bene, ti fa piacere, non sapevo. Io mi chiamo Fabio. Fabio, lo sai che grazie a lui il sabato giochiamo con due palloni? Ah! Applauso, chiudiamo qua, va bene. Ma la persona più importante del Futsal Sbarra, voi ragazzi non sapete chi è la persona più importante del Futsal Sbarra? Quando mai? È la cassiera! Eccola qua, la cassiera, lei! Un applauso a Pina!
Io veramente pensavo che ti fossi dimenticato di me. Pina, ma come faccio a dimenticarmi di te? Come faccio? Tu che devi curare tutti i particolari, tutte le cose. Come stanno le casse del Futsal Sbar? Al momento bene. Al momento bene. Sì. Perfetto, va bene. Funziona, funziona. Funziona. Va bene. Però, allora, alla grande. Ieri Pina mi ha confessato che vedrà la partita appesa in tribuna e dirà maledizioni all'arbitro. No, no. Le ha detto che sarà tranquilla, pacata. Esatto. Tranquilla, non dirai niente di particolare. No, sarò tranquilla. Va bene. Al giusto modo. Al giusto modo, va bene. Una parola per questa società? Grande. Esplosiva, va bene, esplosiva, ok. Allora, questa è la maglietta ufficiale del Futsal Sbar con lo sponsor supermercati Spendi Bene, mister. No, devi restare così, ti tocca, vai. No, ti tocca, tutto il tempo, ti inquadriamo, non ti preoccupare, sono qui. Così non sei esonerato, va bene, vai, lasciamola come sono, scherziamo. Allora, sono col presidente Loris Barra che dà il nome alla squadra, quindi proprio così. Hai scelto proprio di fare una cosa tutta in famiglia, praticamente. Esatto. Una cosa è stato un progetto ovviamente personale, quindi Sbarra Club è un progetto che è nato così, per passione per il calcio. E abbiamo proprio deciso di mettere Sbarra Club perché ti piaceva così, Mi piaceva così, sì. E quindi ed è un progetto nato, mi sembra, da pochissimo, no? Giusto? Sì, è un anno. È un anno praticamente, quindi subito avete fatto il salto di categoria e quindi ti sei trovata proiettata in un'avventura già un po' più difficile, no? Un campionato di Serie C2 comunque di calcio 5, diciamo, possiamo dire che è già diverso da quello di Serie D, che magari è un po' più amatoriale. Vabbè, abbiamo appena iniziato, poi vediamo in seguito. Credo di sì, che sarà un campionato sicuramente più difficile. Però penso che comunque ce la possiamo fare. No, la cosa bella è che ho visto, alla fine, vedi, io comunque conoscendo molte realtà, fare le cose con organizzazione, con professionalità, con simpatia, anche una presentazione fatta così in maniera molto, molto diversa, no? Quindi è anche un modo per tenere il gruppo, dare ai ragazzi la forza e la voglia di divertirsi, no? Certo, questo serve proprio per fare gruppo, perché non è solo la partita, l'allenamento, comunque i ragazzi hanno bisogno di stare insieme, di divertirsi, di andare avanti così, bisogna anche divertirsi. Tu sei giovanissima, no? Quanti ti posso chiedere l'età o una donna? No, non me lo direi mai. Ovviamente, però sei giovanissima, quindi anche per te avere il ruolo da presidente, magari una squadra di tutti maschietti, a volte può creare, tra virgolette, lo dico, un po' di imbarazzo, ma non è così. Alla fine i ragazzi, prima ho detto scherzando, c'è grande rispetto e grande voglia di fare bene. Sì, c'è grande rispetto reciproco, sono tutti bravi ragazzi, tutti ragazzi seri. Questo mi ha fatto piacere. All'inizio è stato un pochino, comunque i ragazzi erano molto, si lasciavano andare un po', sì. Però poi c'è stato. Spiegato, sono un po' fermo, pugno fermo, sì. Rispetto alle regole, perché bisogna fare le cose serie. Pomigliano, tra le realtà di calcio 5, c'è grande stima anche in questo caso, rispetto reciproco, c'è voglia, come dicevi tu, di fare qualcosa di serio, qualcosa di concreto per uno sport che comunque ha grandi prosaiti, comunque riuscite ad avere un bel numero di giocatori anche, perché mi sembra che nella tua squadra ci sono tantissimi ragazzi che hanno aderito, no? Sì, ne sono 17 che hanno aderito. Spero che l'anno prossimo ne saremo anche di più. Cioè, voglio magari fare un settore giovanile, no? Sì. Già è partito il settore giovanile. Perfetto. Aspettiamo il campo, che purtroppo in Campania non ce ne sono. Vabbè, è sempre la solita. È la solita. Però appresso ne avremo uno nostro. E spero di fare bene, di crescere con la società. Te lo auguriamo sicuramente, Lori, perché ci fa davvero piacere. A parte ci fa piacere quando una figura femminile si avvicina a uno sport come quello del calcio 5. Cioè, hai tanta passione, hai tanta voglia di fare bene. Siamo convinti che questa squadra sarà ben duratura nel tempo, no? Quindi sicuramente vi farete rispettare, vi farete valere con progetti seri come questo. Certo, spero di sì. Beh, vuoi ringraziare qualche sponsor? C'è qualcuno in particolare? Ovviamente, oltre dove siamo, qui a San Giorgio a Cremano, allo Sheikh, il locale che ci ha ospitato, poi qualche sponsor in particolare, abbiamo visto alla maglia, anche qualcun altro, se lo vuoi citare ci fa davvero piacere, perché sono importanti. Sì, ci sta il gruppo VRD, distribuzione alimentare, che ringraziamo perché è sempre con noi, c'è la panetteria Virruso che ci segue, ci sono tanti altri sponsor che adesso non sono qui comunque ad elencare, il supermercato Spendi Bene ovviamente, che comunque ci veste, tutto il settore tecnico.
altri, tanti altri. Ovviamente noi del Futsal Sbarra parleremo tutto il campionato, perché noi con Punto 5 seguiremo tutte le gare interne del Futsal Sbarra, quindi sarà sicuramente una nostra squadra e facciamo il tifo per voi come anche per le altre squadre del calcio 5 campano. Grazie Lori, è stato un piacere stare qui stasera con voi, speriamo bene, speriamo di trovarci l'anno prossimo con tante altre soddisfazioni. Grazie tanto. Grazie, buonasera. Voi mi faccio un tiro, dai. Passo la palla al capitano. Oh, capitano, non ci sto, sono a Fiume. Stai bene? Saluta a casa, fai così. alzati in piedi. Non c'è, allora, non sta bene. Vai. Sai che cambi il nome di Futsal Sbarra in Futsal Narghile Sbarra? Forse, magari, è un'idea.